Salve, oggi andiamo a vedere quali sono le principali cause quando il frigo a gas fa fatica ad accendersi o proprio non si accende. La prima manovra da fare, anche se può sembrare un po' banale, è quella chiaramente di andare a aprire la bombola del gas. In questo caso abbiamo un regolatore normale, quindi senza pulsanti nel surregolatore e senza pulsanti sul tubo. Ci basterà quindi semplicemente aprire la bombola del gas. Nel caso invece di quest'altra tipologia di regolatore del gas e rivolgiamo quella che è il pomello verso la bombola che desideriamo aprire, apriamo la bombola del gas, teniamo premuto questo pulsante, sentiremo il tubo che si irrigidisce e dopodiché con un punteruolo anche con la chiave uguale andiamo a premere questo pulsante. E una volta fatto ciò vedremo qui una riga verde sta a indicare che il gas sta passando all'interno del nostro impianto. Dopodiché facciamo un'altra manovra. Quindi, dopo aver aperto le bombole del gas, la bombola del gas, la prima manovra da fare è andare verso i fornelli e accendere tutti e tre i fornelli, o comunque tutti i fornelli. Accendiamo uno dei fornelli, lo mettiamo alla fiamma massima, dopodiché accendiamo il secondo dei fornelli e dobbiamo far caso se per caso la prima fiamma, quando accendiamo la seconda, tende a calare. Se tende a calare vuol dire che comunque abbiamo un problema sul regolatore del gas. Vediamo con la terza, direi che tutte e tre non sono calate, quindi il regolatore del gas è a posto e andrà via tutta quella che è l'aria nei tubi. Perché facciamo questa manovra? Per mandare via tutta l'aria che c'è nei tubi. Una volta tenuti accesi per una trentina di secondi li mettiamo tutti e tre a minimo. Se reggono il minimo, sappiamo che comunque l'aria l'abbiamo fatta uscire tutta quanta e quindi possiamo procedere con l'accensione del frigo. Se anche in questo modo l'accensione del frigo fa fatica, sentiamo il piezo che parte e prova ad accendere il frigorifero ma non riesce a mantenere la fiamma, dobbiamo andare verso l'esterno del frigo, quindi vicino al bruciatore. Nel caso di questa tipologia di bruciatore, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un cacciavite o comunque qualcosa che ci aiuti per spostare questo sportellino. Va fatto ruotare verso l'alto in questo modo, in modo da poter visualizzare quello che c'è al suo interno. Adesso dal video qui non si vede bene, ma dobbiamo controllare che non ci sia qualcosa che vada a ostacolare quella che può essere l'accensione di una fiamma. Dopodiché prendiamo una pistola dell'aria con chiaramente un compressore e proviamo a soffiare da questa parte verso il bruciatore. Questa è un'altra tipologia di bruciatore. Per accedere al bruciatore dobbiamo svitare una vite a croce da questa parte per andare a rimuovere questo coperchio o comunque spostarlo leggermente così da poter farci strada e così visualizzare il bruciatore. Il bruciatore è qui al suo interno. Quello che dobbiamo fare in questo caso non è soffiare, diciamo, a caso in questa tipologia di bruciatore, ma dobbiamo andare a posizionare il becco della pistola. Qui, se notate, nella parte in fondo c'è un forellino. Questo forellino, in realtà ce n'è un altro nel lato opposto, è un forellino che serve per fare la combustione, è il punto in cui aspira aria. La fiamma la fa là in fondo, però noi, senza dover smontare tutto, possiamo comunque soffiare, perché se soffiamo in direzione opposta andremo poi a buttare lo sporco all'interno del tubicino del gas e non va bene. Quindi quello che possiamo fare è infilare la pistola dell'aria contro quel forellino e provare a spruzzare aria a getti. In questo modo andremo, se c'è qualcosa all'interno del bruciatore, a sputarlo verso l'alto. Potrebbe ricadere verso il basso, però intanto cominciamo a spostare quelli che sono i detriti e proviamo l'accensione un'altra volta. Se comunque l'accensione non dovesse partire per il frigorifero facendo queste piccole manovre, bisogna passare dall'officina perché probabilmente ci sono altre cause che non facciano accendere il nostro frigorifero. Grazie dell'attenzione, buona giornata!